Antivirali per evitare il ricovero. Parruti indica la strategia anti-Covid. A seguito dell'aumento dei contagi, la malattia circola. Stiamo allestendo diversi day hospital. Salvaguardare l'ospedale di Villa Mosca a Teramo, il comitato Promazzini manifesta in piazza. Chirurgia intanto al nuovo primario è Filippo Santarelli. L'Abruzzo in vetrina al TTG di Rimini, la fiera del turismo che si è svolta in Romagna, tanti apprezzamenti per il territorio, l'assessore Damario, dati in crescita. Pescara riconquista l'Adriatico con l'Andrea a caccia della vittoria che in campionato manca dall'esordio. Ferraioli, Teramo, basta alibi, parla il centrocampista. Intanto tesserato l'ex Pineto di Giacomo. In apertura il Covid, parla ai nostri microfoni Giustino Parruti, responsabile del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, che analizza la situazione pandemica attuale. Il virus sta circolando, aumentano i contagi e dice il medico, stiamo facendo diversi day hospital per evitare il ricovero. Sentiamo la nostra Sara Del Vecchio. Il Covid-19 continua a circolare con le sue sottovarianti e con l'arrivo della stagione invernale all'ospedale di Pescara ci si prepara ad affrontare una nuova fase che può essere definita endemica ma che comunque comporta un impegno costante da parte degli operatori sanitari. Più dei hospital e somministrazione degli antivirali per evitare il ricovero dei soggetti considerati fragili, spiega Giustino Parruti, responsabile del reparto di malattie infettive. Noi abbiamo un incremento della circolazione importante, un fortissimo incremento dell'attività del day hospital. Lo sottolineo perché per fortuna siamo molto ben impostati, ma anche e soprattutto per accettare i pazienti che hanno bisogno di prevenzione. Ieri abbiamo fatto 28 accessi di day hospital, oggi se ne aggiungono altrettanti, cioè sono persone che avrebbero tutti i fattori di rischio per poter progredire a forme più avanzate nonostante il vaccino, perché con tanti fattori di rischio, grazie all'antivirale, hanno una enorme probabilità di non progredire. Questa è una cosa molto importante che stiamo facendo tramite il day hospital. Poi c'è un'attività di assistenza maggiore nel pronto soccorso, abbiamo in generale tra le 5 e le 10 persone che sono in attesa di valutazione, ma soprattutto di eventuale ricovero se non dimissibili dopo la somministrazione dell'antivirale. Abbiamo avuto una riespansione modesta delle aree di degenza, attualmente abbiamo 24 posti Covid occupati, ma insomma fruibili perché già ci sono parecchi dimissibili e due pazienti che abbiamo detto prima in rianimazione. Quindi stiamo andando verso una situazione di ripresa della circolazione, ma con la coscienza che se vacciniamo, lo strumento della quarta dose a tutti è geniale, dobbiamo cercare di utilizzarlo, se vacciniamo tanto anche i sani il virus circolerà meno e poi dobbiamo evitare di tergiversare quando abbiamo un paziente a rischio che si infetta. Se si infetta una persona a rischio deve avere l'accesso all'antivirale perché abbiamo la possibilità di bloccare la progressione verso il ricovero. Quindi è un dovere di ognuno di noi, di ogni medico, di fare di tutto perché la progressione al ricovero nei fragili non avvenga. E dal report Covid di oggi una buona notizia, non ci sono infatti vittime legate al coronavirus e i nuovi contagi sono 1035. Andiamo avanti con la sanità perché c'è stata una manifestazione in piazza del comitato Promazzini per chiedere la salvaguardia dell'ospedale a Villa Mosca, in particolare dopo la negazione del referendum dal Consiglio Comunale. Inoltre avanzato dalla UIL il ricorso al TAR per delle presunte irregolarità amministrative. Chiara Bonatti. Nuova manifestazione dal comitato Promazzini, questa volta a Piazza Martiri è aperta a tutti. Le tante associazioni e comitati presenti sottolineano ancora più con forza dopo la non approvazione da parte del Consiglio Comunale del referendum l'importanza di mantenere il nosocomio a Villa Mosca. Abbiamo voluto dare un significato altamente simbolico a questa conferenza stampa, decidendo di farlo in piazza, in mezzo alla gente,
proprio perché qualche giorno fa è successo un qualcosa di importante nella città di Teramo, è passato un po' inosservato, cioè l'amministrazione comunale ha vietato di far svolgere il referendum sull'ospedale di Teramo. Questo a noi ci sembra paradossale, perché dare la voce ai cittadini è sempre un momento di democrazia. Quindi allora noi provocatoriamente e simbolicamente facciamo la conferenza in piazza, è la prima volta che si fa in piazza una conferenza, e lo diciamo ai cittadini, questa è la nostra voglia di salvaguardare l'ospedale a Villa Mosca, poi la politica prenderà le opportune decisioni. Che riscontro avete avuto anche attraverso la raccolta firme? Straordinaria, non c'è un cittadino che sollecitato non abbia voluto firmare, sono pochi quelli che hanno detto di no, la stragrande maggioranza potrebbe avere un rimpianto colossale nel caso in cui l'ospedale si spostasse da Villa Mosca, da una zona urbanisticamente idonea a una zona urbanisticamente non idonea. La UIL è andata addirittura oltre la raccolta firme, che cosa fa? Sì, oltre la raccolta firme la UIL ha organizzato e ha preparato e ha depositato un ricorso al TAR che va ad attaccare la delibera di giunta della Regione Abruzzo che dava il via libera e rafforzava la scelta della ASL di Teramo del sito di San Nicolò. È un atto formale, un atto dove chiediamo al giudice di intervenire perché a nostro avviso, ma soprattutto avviso dei legali, vi sono delle lagune a livello amministrativo e pertanto chiediamo un giudizio. Questo è un atto molto forte perché si va, come dire, abbiamo provato con le buone, abbiamo provato con la raccolta firme, abbiamo provato con, appunto, con la gente per far capire che questo spostamento diciamo dell'ospedale Mazzini non è gradito alla città di Teramo. E quindi adesso, grazie alla UIL che rappresenta la gente comune, si è intervenuto in questo modo con un atto formale, quindi un ricorso al TAR. E continuiamo con la sanità, perché dopo 5 mesi l'ASL di Teramo presenta il nuovo primario di cardiochirurgia. Si tratta del dottor Filippo Santarelli, già al lavoro da alcuni mesi su interventi innovativi. Ci spiega di più nel servizio Chiara Bonatti. Presentato il nuovo primario di cardiochirurgia Filippo Santarelli, che già da maggio è partito ad operare nell'ospedale Mazzini di Teramo. Il dottor Santarelli, che è arrivato da Massa, ha già portato diverse innovazioni in sala operatoria, come la chirurgia microinvasiva. Ho avuto l'onore di essere chiamato per quanto riguarda le patologie valvolari e le patologie coronariche. Abbiamo iniziato in parte abbiamo confermato e potenziato quello che era già un'attività in corso presso la cardiochirurgia di Teramo, che è la cardiochirurgia storica, appunto di riferimento tradizionale per quanto riguarda le patologie di pertinenza chirurgica, cardiache, patologie cardiache di pertinenza chirurgica, potenziando, ripeto, per un verso e per l'altro introducendo tecniche invasive di accesso essenzialmente. L'intervento è quello che si pratica da sempre, interventi di sostituzione e riparazione valvolare, di vascolarizzazione miocardica, quello che comporta in qualche maniera l'innovazione nell'ottica di miglioramento della qualità della vita e un recupero più rapido del paziente e quindi in termini ultimi anche di riduzione dei costi per quanto riguarda la sanità collettiva. L'estensione delle incisioni, chiaramente con materiali nuovi che la tecnologia ha messo a disposizione e che rendono possibile, sicuro, fondamentalmente ripetibile, e questa è la cosa importante, le procedure chirurgiche. Com'è tornare in Abruzzo e soprattutto lavorare con un personale così dell'ospedale di Teramo? Guardi, mi risulta difficile parlarne perché è commovente. Se prima era, come dire, doveroso in qualche maniera riuscire per una questione di orgoglio, adesso è imperativo, perché a loro devo tanto. La cronaca da Pescara: dopo 3 settimane di ricovero nel reparto di rianimazione, non ce l'ha fatta la donna di 79 anni che lo scorso 22 settembre era stata investita da un'auto pirata mentre attraversava la strada sul lungomare di Montesilvano. L'uomo che era alla guida del veicolo era stato rintracciato poche ore dopo dai carabinieri a Giulianova, dove risiede. Il fatto era avvenuto in via Aldo Moro attorno alle 23:30.
Ora parliamo di micosi e ambiente, un legame imprescindibile dovuto ai cambiamenti climatici. A ribadirlo è il professor Paolo Fazzi, responsabile del reparto di microbiologia e virologia clinica dell'ASL di Pescara. Micosi e ambiente, molti funghi derivano in sostanza dai cambiamenti climatici. A riferirlo è il dottor Paolo Fazzi, responsabile del reparto di microbiologia e virologia clinica dell'ASL di Pescara, nel corso di un congresso sulle infezioni organizzato all'hotel Villa Maria di Francavilla al Mare. I cambiamenti climatici generati dall'uomo, ma non solo, perché abbiamo visto che questi cambiamenti climatici si realizzano in periodi anche molto lunghi nella storia della nostra Terra e determinano che cosa? Un aumento della termotolleranza dei funghi, cioè che significa che i funghi aumentando la temperatura riescono a parassitare più facilmente le specie animali umane ma anche vegetali e quindi aumentando la loro patogenicità, aumentando anche l'areale di diffusione. Ciò che ne deriva è un aumento delle micosi nei confronti delle piante e ciò può comportare ad esempio una quantità di raccolto ad esempio di grano o di frutta inferiore e purtroppo un impoverimento della biodiversità anche degli animali con perdite e estinzione di specie umane e per quanto riguarda la specie umana purtroppo un numero di nuove specie fungine in grado di dare micosi. Quando un essere umano si infetta di un fungo che normalmente non è propriamente patogeno per l'uomo, sono sempre guai seri perché si tratta solitamente di un soggetto fortemente immunodepresso che quindi potrebbe anche venire a morte dopo un'infezione appunto sostenuta da un fungo che spesso è un fungo novello, un fungo che precedentemente non era annoverato fra le specie pericolose. Ci sono tanti tipi di funghi, abbiamo visto, ma ad esempio in Italia e in Abruzzo in particolare ci sono stati dei casi particolari. Allora, io ho osservato un caso di una patologia tropicale che si chiama white piedra, che colpisce i capelli, ed è una patologia tropicale in una bambina, molti anni fa, in una bambina della provincia di Pescara. Questo perché? Perché purtroppo il clima anche diciamo italiano che si sta tropicalizzando favorisce evidentemente la circolazione di funghi che evidentemente prima non erano in grado di dare patologia. Questa è una patologia fortunatamente colpisce i capelli e non è grave, però il rischio è che magari in un prossimo futuro ci possano essere dei funghi che possano dare patologie più serie per la specie umana. La nuova udienza per i quattro writer italiani in arresto a Mumbai, nella quale il magistrato potrebbe concedere loro l'atteso rilascio su cauzione, è stata posticipata a domani o al più tardi a lunedì, lo conferma l'ANSA da Teramo. L'avvocato Vito Morena, il legale italiano che segue il caso per tutti e quattro, si tratta di due marchigiani e due abruzzesi, Daniele Starinieri di Spoltore e Gianluca Cudini di Tortoreto. I ragazzi sono stati arrestati lo scorso 2 ottobre. È salito a 201 morti il bilancio di 3 settimane di proteste in Iran, tra loro anche 23 minori, ed è sempre più difficile fuggire dal paese, ma ad Isola del Gran Sasso qualche iraniano è riuscito ad arrivare. Ci spiega tutto nel servizio Chiara Bonatti. In Iran la repressione si fa sempre più dura dopo oltre 3 settimane di rivolta nelle strade e nelle piazze non solo di Teheran. Il governo mostra la forza con la presenza in strada della polizia. È salito a 201 morti, tra i quali 23 minori di 18 anni, il bilancio delle 3 settimane di protesta. Uno dei grandi problemi dell'Iran, ma di tutti quei paesi in cui la religione diventa la politica, è quello che non si può poi rivoluzionare la politica, perché la politica passa per qualcosa di sacro, di intoccabile, che è appunto la religione, la fede e l'interpretazione della stessa. Di conseguenza lo Stato appunto dell'Iran ha deciso di internare, quindi di far curare quelle donne che manifestano.
Non ci dimentichiamo che l'Iran di oggi non è stato sempre così, che c'è stata una rivoluzione, tra l'altro supportata da chi oggi supporta le rivoluzioni al contrario. Nel 79 appunto è diventato uno Stato a tutti gli effetti islamico, con le conseguenze che stiamo vedendo oggi in Iran, ma che vediamo e che abbiamo visto anche negli Stati limitrofi. Però quello che mi preme sottolineare è che appunto l'instabilità dell'Iran comporterà inevitabilmente l'instabilità dell'Iraq e appunto del Libano e quindi di Israele, con tutto ciò che comporta quando Israele è instabile. Riuscire a dar voce a queste donne è un dovere, perché comunque sia loro non rivendicano l'assenza di Dio, non rivendicano, non ripudiano l'Islam. La loro idea è quella di mantenersi musulmana all'interno però di una visione più aperta, che poi di fatto è quella che abbiamo noi. Difficile anche accogliere per i molti blocchi che l'Iran ha messo sia in entrata che in uscita, ancora maggiore di quelli che ci sono stati quando sono arrivati i ragazzi dall'Afghanistan. L'Iran è un paese chiuso, ancora più chiuso rispetto all'Afghanistan, dove appunto la presenza, ad esempio, comunque di cooperazione, di esercito, di peacekeeping e di tutto ciò ha permesso comunque un interscambio, no? Tra le persone afghane e comunque l'esercito o comunque la cooperazione presente. In Iran tutto ciò non è possibile perché è uno Stato appunto posto all'indice, di conseguenza. Io stessa l'anno scorso, per provare a interfacciarmi con la nostra ambasciata per il progetto che sapete appunto per l'Afghanistan, a me è stato rifiutato il visto per l'Iran. Quindi di conseguenza ciò fa capire che il filtro all'ingresso è molto rigido. Ciò non toglie che appunto, per esempio, la settimana scorsa sono arrivate qui da noi a Isola delle persone dall'Iran, le abbiamo accolte nell'ambito appunto dei progetti della prefettura di Teramo. Questo a riprova che i centri d'accoglienza spesso sono i primi a ricevere anche quella che è la migrazione istantanea dei paesi in grande difficoltà. Dal PNRR 1 milione di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico di Contrada Mattonelle a Controguerra. Una buona notizia nel servizio di Alex De Palo. Arriva una pioggia di soldi per i comuni di Controguerra. Grazie al PNRR verrà rimesso in sicurezza parte del territorio dal rischio idrogeologico, in particolar modo Contrada Mattonelle, che presenta segni di movimenti franosi. Abbiamo un progetto che sta per partire, quindi credo che andremo in appalto a fine ottobre, insomma intorno alla metà di ottobre, che sarebbe la messa in sicurezza del versante nord di via Mattonelle a Controguerra, che è una riqualificazione del rischio idraulico. È un progetto finanziato dal PNRR e circa 1 milione di euro, quindi è un versante importante sul nostro territorio, perché ci sono anche delle infrastrutture, ci sono delle attrazioni anche di ristorazione, quindi è un sollievo che vogliamo dare a tutta quella zona. Altre risorse verranno destinate alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Poi abbiamo avuto un altro finanziamento, che questo riguarda la riqualificazione degli spazi funzionali dell'asilo nido comunale, che sono circa 400.000 euro che spenderemo, e quindi per dare sempre di più un'immagine fruibile ai bambini del nostro territorio. Sono due progetti, uno di carattere più di natura tecnica e l'altro invece di fruibilità degli spazi, e quindi siamo molto contenti. Novità arrivano anche per quel che concerne il potenziamento della videosorveglianza. Abbiamo avviato il primo step della videosorveglianza. Abbiamo implementato il sistema di videosorveglianza che già avevamo, abbiamo messo a norma prima il discorso dell'hardware, poi il software, e abbiamo fatto il primo step di installazione, che è quello del comune, il centro capoluogo, e adesso il secondo step lo faremo per le vie del territorio. Abbiamo promesso che lo faremo su tutto il territorio, partendo chiaramente, come me, prima base, quindi secondo intervento, e diciamo la zona del Tronto, che è abbastanza rilevante come controllo. Un crescente interesse da parte degli operatori turistici e dei visitatori nei confronti del territorio abruzzese è quanto riscontrato dalla regione, che ha partecipato alla 59esima edizione del TTG Travel Experience, la fiera che si conclude
oggi a Rimini, per l'Abruzzo appunto una vetrina fondamentale per il rilancio del settore. Matteo Porfiri. Tanti apprezzamenti e un interesse crescente nei confronti del territorio. Si è conclusa nel migliore dei modi la partecipazione della Regione Abruzzo alla 59esima edizione di TTG Travel Experience, la manifestazione di riferimento per la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo che si è svolta a Rimini. Un'edizione di rilancio, così come è stata definita, dove l'Abruzzo ha raccolto grandi consensi e soddisfazioni grazie al lavoro preparatorio e di coordinamento unitario svolto dall'assessorato al turismo della regione e dalle camere di commercio Chieti Pescara e Gran Sasso d'Italia, che hanno organizzato un'agenda di oltre 200 incontri per favorire la partecipazione gratuita di 19 operatori abruzzesi, con 8 destination management company, 2 consorzi turistici e 11 imprenditori del settore, oltre ai rappresentanti dei parchi nazionali d'Abruzzo e della Maiella e del parco naturale regionale Sirente Velino. L'Abruzzo ha tanto da offrire a chi vuole fare una vacanza attiva, una vacanza all'aria aperta, una vacanza dedicata alla cultura, al mare, alla montagna, ai borghi, all'enogastronomia. Sicuramente la regione Abruzzo è una regione ancora poco conosciuta, ma che offre tanto a chi oggi, quando va in vacanza, non vuole solo vedere ma vuole fare. Quindi piste ciclabili bellissime lungo la costa, sulle aree interne, in montagna, borghi incantati, ricchi di storia e di cultura, 3 parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree protette. È evidente che dopo il Covid la tendenza dei turisti rispetto alle mete da raggiungere sono cambiate. Prima era un'esigenza di frequentare aree poco antropizzate, adesso è diventata un'esigenza di vita, perché insomma rilassarsi dopo lo stress all'aria aperta facendo sport oramai è un'esigenza di tutti i turisti di tutto il mondo. Secondo le opinioni raccolte tra gli imprenditori abruzzesi presenti nello stand Abruzzo, si è registrato un ritorno importante degli operatori stranieri, che hanno avuto interesse di approfondire la conoscenza dei prodotti e dei servizi che da sempre rappresentano i punti di forza del turismo abruzzese: il mare con le spiagge e con la costa dei Trabocchi, l'immediato entroterra con i borghi e con gli itinerari enogastronomici, la montagna per l'imminente stagione invernale e trasversalmente la possibilità di intercettare i trend che indicano il desiderio sempre più forte di una vacanza attiva, dell'escursionismo, delle due ruote, del viaggio in camper, con maggiore attenzione alla sostenibilità e alla qualità della vita e dell'ambiente. Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, intanto rassicura i cittadini che per la prima tappa del Giro d'Italia in programma il 6 maggio, con arrivo proprio a Ortona, tutto sarà pronto, c'è un percorso meraviglioso sotto le gallerie ciclabili della Costa dei Trabocchi. Ci fa il punto Sergio Cinquino. Vuole essere una vera e propria ripartenza in grande stile quella del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, rieletto a giugno per un secondo mandato nelle ultime elezioni amministrative, che punta adesso forte sulla prima tappa del Giro d'Italia, che il 6 maggio arriverà nel comune adriatico con un cronometro che da Fossa Cesia percorrerà poi la Via Verde Costa dei Trabocchi, ricavata dalla vecchia sede della ferrovia. E dice il sindaco: riusciremo a dare questa grande emozione a tutti gli appassionati. Sindaco, Ortona vuole ripartire con il dopo Covid, una ripartenza che speriamo possa coincidere anche con questa prestigiosa tappa del Giro d'Italia. Sì, certamente. La ripartenza della mia amministrazione significa dare continuità a quella precedente, perché con la mia riconferma si dà continuità appunto alla vita e all'attività amministrativa. Noi stiamo portando avanti progetti che avevamo già in cantiere, abbiamo già presentato altri progetti, siamo in attesa di finanziamenti non solo del PNRR, che riguardano le strutture storiche della nostra città, ma anche nuovi impianti sportivi e interventi sulle scuole. Ma certamente la ripartenza, non poteva esserci ripartenza più bella che la notizia appunto della prima tappa del Giro d'Italia, che ci sarà il 6 maggio
che da Fossa Cesia arriverà ad Ortona percorrendo quella stupenda costa dei Trabocchi attraverso la pista ciclabile. Un riconoscimento al lavoro fatto dalla regione, dalla provincia, dai comuni, e un'occasione unica per la promozione del nostro territorio e delle nostre bellezze paesaggistiche. Sindaco, una pista che è davvero un fiore all'occhiello e che state portando avanti, state riuscendo anche ad ultimare e sarà poi completata anche in vista di questo appuntamento. Certamente parliamo del tratto a sud. Ortona ha una pista, se mi posso permettere, alla pista ciclabile, perché quando sarà completata il tratto che riguarda la zona nord, quindi tra il foro e il Lido Saraceni, parlo della riserva di Punta Ferruccio, di Ripari di Giobbe, insomma quella sarà veramente l'attrazione. Però essendo il tratto più bello è anche il più difficile da realizzare, ma su questo stiamo lavorando con i progettisti che stanno per consegnare il progetto aggiornato, perché sappiamo tutti passare dentro le gallerie è sempre un argomento molto delicato. Entriamo nella pagina sportiva. Il Pescara domani pomeriggio torna all'Adriatico dopo due trasferte consecutive e altrettante vittorie, con l'Andria ultima in classifica, ottima occasione per fare di nuovo punti in casa. Il Pescara torna all'Adriatico dopo la scorpacciata di gol di Coppa Italia con la Vis Pesaro e punta domani pomeriggio con l'Andria ultima in classifica a riconquistare la vittoria sul proprio campo anche in campionato, dove finora, se proprio si vuol trovare un difetto a questa squadra, sono mancati i punti che avrebbero consegnato alla truppa di Colombo il primo posto, che ora dista invece tre lunghezze a causa proprio della sconfitta con il Crotone, battistrada insieme con il Catanzaro dell'Abruzzese Vivarini e Corsaro all'Adriatico, dove anche il non eccesso Celso Monterosi ha portato via un punticino e si prepara anche a confermare il turnover messo già in atto in queste prime 7 gare di campionato. Alberto Colombo, che dopo la partita di domani con l'Andria dovrà tornare in campo martedì sul neutro di Avellino con il Giuliano. Anche questa sfida, come quella di domani, è anticipata alle 14:30. Con Boben non al 100% e pronto in grosso a rientrare in difesa dopo l'infortunio, con Brosco confermato al centro di una retroguardia che quest'anno sta facendo registrare numeri finalmente incoraggianti. In attacco toccherà a Delle Monache prendere il posto di Desogus, che invece martedì avrà quasi certamente una nuova chance dopo la buona prova di Potenza, mentre a centrocampo rientra Jabouat dopo la squalifica insieme con Kraja e Mora, con Palmiero pronto ad entrare se dovessero esserci problemi a scardinare la difesa dei pugliesi. L'arbitro sarà Eugenio Scarpa della sezione di Collegno e per la prima volta all'Adriatico. E dalla Serie C in promozione siamo al Teramo, alla vigilia del match contro l'Elicese. Parla il centrocampista Ferraioli Teramano Doc. Il servizio è di Giusy Cingoli. Ieri abbiamo interpellato telefonicamente l'ex presidente Franco Iachini sulla questione stadio. Lo stesso ha voluto fare una breve precisazione di non aver ricevuto in questi ultimi giorni alcuna offerta di 50.000 euro dalla SSD Città di Teramo per l'utilizzo dello stadio. Ma tempo addietro, ha continuato l'ex gestore del Bonolis, mi era arrivata una proposta ben più bassa e comunque non rispondente ai parametri per la gestione dell'impianto. Dunque questione stadio ancora tutta da risolvere e domani alle 15:30 il Diavolo affronterà l'Elicese sempre al Pigliacelli di Montorio. Nelle file biancorosse sarà assente l'attaccante Nikita, che deve scontare una giornata di squalifica, e al suo posto in attacco ci sarà Anasi Cramellà, con Palumbo a supporto per un 3-5-1-1. Saranno assenti per infortunio ancora Alfonso Pepe e Andreozzi e possibile ballottaggio a centrocampo tra gli under Sputore e Marcone. Alla società Città di Teramo è stata inflitta un'ammenda di 700 euro per lancio di fumogeni sul terreno di gioco e interruzione dello stesso. Sul momento attuale, alla vigilia della gara, ascoltiamo le dichiarazioni del centrocampista Manuele Ferraioli. Molto dura non sembra, perché uno dice Serie A di calcio a 5, ok, massimi livelli, però quando torni in promozione, ma tutto è tranne che una promozione, perché è tutta un'altra cosa. Piano piano stiamo lavorando con lo staff preparatore, mister, e settimana per settimana sto sempre meglio. Non è facile, però sto tornando. Io in primis ho una grandissima voglia per questa città, la mia città, e per me è uno sprono, un motivo in più. Però non bisogna affrettare i tempi, perché come
hai tanta voglia, ma ci può andare pure di testa, no? Come si dice, però piano piano stiamo lavorando bene, io sono il primo a dare tutto. I ragazzi fuori quota, gli under, ancora, non hanno capito da subito dove siamo e che piazza è Teramo, però come dice bene il capitano, Alfonso, Pepe, noi a livello mentale gli stiamo dando una grande mano e soprattutto in campo devono capire che sbagliare poco e dare tutto. Oramai gli alibi non ci possiamo permettere più, stiamo uscendo fisicamente, però brutto, bene o male, bisogna vincere. E prima di salutarvi c'è un ultimo aggiornamento. In casa biancorossa il Città di Teramo ha tesserato lo svincolato Matteo Di Giacomo, classe 1999, centrocampista ex Pineto. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci.